È stato il responsabile scientifico Paolo Balsamo a dare il via alla pastorale sociosanitaria organizzata a Manfredonia dall'Arcidiocesi Garganica, un modello relazionale etico-sostenibile di formazione all'impegno sociale, etico e sanitario. Il cercare il più possibile di formare, informare tutti gli operatori del mondo della salute, del mondo sociale, a quella che è un maggior impegno etico, sociale, sanitario ed educativo. A presiedere all'incontro l'arcivescovo Monsignor Michele Castoro. A noi come diocesi, facendo appunto unione con Casa Sollievo della Sofferenza, offriamo al territorio, al nostro territorio, questo evento formativo. Non è la prima volta che lo facciamo, questo è già il terzo anno e siamo contenti di poterlo offrire. Durante i lavori Don Carmine Arice, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale, ha parlato anche della differenza tra ospedale civile e ospedale religioso. Ma l'ospedale religioso rientra nell'opera di evangelizzazione della Chiesa, quindi prendendosi cura con competenza, come con altrettanta competenza può fare un ospedale laico, ha questa motivazione aggiunta, riconosce il volto di Cristo nel malato, si spera che il malato possa riconoscere il volto di Cristo nel medico che se ne prende cura e concorre all'evangelizzazione della Chiesa dove il Signore ci ha mandati per predicare il Vangelo e curare i malati. La parola e i segni, la parola e la cura, sono due dimensioni che non possono essere distinte l'una dall'altra.